E ora ci dedichiamo ai capelli, che forse è la parte più complicata da aggiustare di tutto questo personaggio. Allora, adesso per prima cosa dobbiamo cucire la calotta. Quindi la cuciamo con punti nascosti. Ecco, cuciamo con tutti i punti nascosti così, intorno dove c'è l'attaccatura. Vedete? In modo che dopo, quando sistemiamo i capelli, non si vede niente. Okay. Do anche qualche punto così nascosto sulla calotta, così almeno è più ferma. Così piccoli punti qua e là. Insomma, non è facile fare tutto ciò con una telecamera o un telefonino davanti. Ok, adesso faccio l'ultimo e poi mi dedico alla treccia. Ok. E adesso dobbiamo vedere come sistemare la treccia. Diamo un po' come abbiamo fatto prima. Allora, essa di solito porta, li porta a volte tutti tirati indietro così e sarebbe molto più semplice perché li tiriamo tutti indietro qui. Però non mi piace, mi piace di più dargli un garbo laterale, tipo un'onda. Vediamo un po' come possiamo fare. Ovviamente le campane. Li lascio un po' più morbidi, non li tiro troppo indietro tutti. Non faccio troppo tirati indietro, li lascio un po' più morbidi. Ecco qua, questo qua sotto. Così. Che dite? E intanto li fermo soltanto con gli spilli, in modo che poi dopo, dove, se mi piace, dove sono gli spilli, lì ci metto un punto, li cucio con un punto in modo da fermarli. Però intanto vedo prima come mi piace, ovviamente.
Stendiamo anche un po' di qui. Ecco, allora, sul davanti mi sa che ci siamo, quindi mi devo fermare così. Arrivati, una volta fermati sul davanti, ci dedichiamo alla treccia vera e propria. Che qui li dovremo stendere, sono tutti ricci. Come se avesse i ricci, vedete? Ora ho sistemato con gli spilli, poi ovviamente cucendo sistemerò meglio. Dietro alla fine non mi piace tanto, poi lo devo sistemare un po' meglio. Il davanti è venuto carina. Ora cuciamo almeno la parte anteriore, la parte del viso. Allora, per cucire, voglio cominciare a cucire almeno i più corti, questi qua sul davanti, con dei piccoli punti nascosti. Forse l'ho tagliato un po' lungo. Allora, ecco qua, adesso fermiamo il primo. Ed esco da questo, per fermare, esco dove sta. Allora entro qui, lo si vede bene, sì, entro qui. Ed esco più qui per fermare quest'altro. Ecco qui, e prima l'ho fermato. Adesso entro qui. La punta di quest'altra ciocca. Ecco qui per fermare quest'altra. Ecco queste prime due sono ferme. Poi fermo quest'altra. Ed esco di qua per fermare quest'altra ciocca.
un po' più lunga, quindi là a cavallo. E la fermo così. Esco qua giù per fermare questa, anzi no, no, questa la cavallo e vado un po' più su, sempre per fermare questa stessa ciocca. In modo da darle il garbo, la piega che volevo dare. Senza tirare troppo, altrimenti viene l'avvallamento ed è brutto. Così, deve essere un po' più naturale. Di nuovo sempre nella stessa ciocca. Esco qui in mezzo e ho fermato questa prima ciocca. Ok, adesso dobbiamo fermare quest'altra, quindi entro in questa seconda ciocca. Ok, e la fermiamo. Entro in quest'altra. Ok, la fermiamo. E insomma, così via, facendo piccoli punti lì dove c'è la necessità di fermare le ciocche. Ecco, queste tre le abbiamo fermate. Adesso fermiamo anche questa. Ok, questa va così, quindi entro qui. Questa va fermata così, quindi mi aggancio a quest'altra, così ne fermo due insieme. E andiamo avanti così. Non esiste una regola, cioè vi dovete regolare voi man mano per fermare le ciocche di capelli. Ecco, questo davanti l'ho fermato già da questo lato. Io continuo, faccio queste altre ciocche, poi vado di qua e fermo queste altre ciocche davanti e poi dopo mi dedico alla treccia.
Ecco qui, ho finito la parte davanti dei capelli, l'ho fermata vicino al viso. Adesso passo a cucire la treccia, che ho fermato anche questa, l'ho sistemata un po' con degli spilli e ho finito. Adesso è finita. Piccoli punti nascosti per cucire questa treccia. Un po' di accortezza ci vuole perché altrimenti qualche ciocca che resta non legata si potrebbe diciamo staccare dalla treccia. Quindi un po' piano piano, un po' di pazienza. Ci vuole più tempo per fare questo che tutta tutto il personaggio di Frozen, però ci vuole un po' di pazienza. Man mano tolgo gli spilli, anche così mi rendo conto dove devo ancora cucire. Ovviamente bisogna stare attenti a non attaccarla al vestito, eh. Non deve rimanere attaccata al vestito, deve essere libera. Allora, vediamo un po'. E così andiamo avanti fino alla fine, fino ad arrivare giù. Vedete? Ogni tanto io allargo, in modo da lasciare liberi le ciocche. In modo da lasciare libere le ciocche e continuo fino alla punta. Ecco, finito anche la treccia di Frozen, sì, di Frozen, di Elsa. Adesso devo solo fermare un pochino questo mantello qui sui fianchi, lo fermo un attimo con un punto nascosto qui e le mani. E anche Frozen. Oh! E anche Elsa è finita. Ecco ecco la mia Elsa, la faccio vedere anche il mantello. È un lavoro abbastanza lungo e impegnativo, non si fa in un pomeriggio, in due pomeriggi. Infatti l'ho dovuto dividere in più video, perché altrimenti un video solo veniva troppo lungo. Però per chi è abituato, per chi sa lavorare un po' gli amigurumi, per chi sa lavorare un po' gli amigurumi, è di grande soddisfazione. Anche perché Elsa piace tanto alle bambine. Io le ho fatto la gonna stretta, non le ho fatto la gonna larga, con un po' di merlettino alla fine. Questo è il mantello, la treccia. La parte più impegnativa, devo dire, è stata proprio la treccia, i capelli in generale. La parte più impegnativa. Forse mi ha messo, forse ci ho messo di più a fare i capelli e la treccia che tutta la bambola. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un like e commentare, che a voi non costa nulla, ma il canale è molto importante, il vostro supporto. E se volete contribuire
a sostenere appunto il canale, potete cliccare sotto il titolo nel bottone Super Grazie, in modo da fare una piccola offerta proprio minima che però aiuterà il canale ad andare avanti, mi aiuterà ad acquistare sempre materiali migliori e darvi video tutorial sempre migliori. Intanto vi lascio, bellissima community, al tutorial e fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace la mia Elsa. E se la fate, mi farebbe piacere che mi metteste le foto sui miei social, troverete tutti i link degli indirizzi dei miei social giù in descrizione. E vi ringrazio molto per il vostro supporto. Ciao!